Brutta, brutta, brutta sconfitta per gli Atletico Scaglione. Che succede, ragazzi? Che succede? Che... non lo so. Abbiamo perso 8-2. Siamo fermati, perdevamo solo 2-0. Erano ben organizzati loro, però... Cioè, noi non giochiamo così. Nel senso, noi non siamo questi. Cosa c'è da migliorare? Tutto. Non riusciamo a vincere un contrasto. Poi gli attaccanti, specialmente oggi, sempre anticipati. Si facevano sempre anticipare, sempre. Non hanno mai vinto un contrasto. Centrocampo inesistente. Ci si aspetta qualcosa di più da Di Maio. Voi l'avete acquistato per fare i gol, cercare di fare bene in Serie A. Si rifarà. Per fargli fare. Si rifarà? Siete speriamo. Fiduciosi? Speriamo. Deve rifarsi, perché non so. Infatti. Peggio di così non si può fare, quindi non per niente abbiamo preso non so quanti gol, avviciniamo i 100 gol presi e ne abbiamo fatti all'incirca 8 forse. C'è da dire che però avete incontrato degli avversari forti. Potevamo batterli, sì, sì, c'è da dire che abbiamo incontrato anche avversari al nostro livello, come Usle Arte, abbiamo perso malamente. Abbiamo perso malamente pure con i Fadi Megra, quindi Ho capito. Prossimo turno avete i Fior Fiorino. Mercoledì, sapete che si gioca di mercoledì? Quindi si spera di tornare a vincere. Sì, ma anche un pareggio ci sta bene. Guarda che vada in silenzio stampa. Non capito. Noi puntiamo per la Coppa Playout, salvezza. Vabbè ragazzi, su col morale, che il campionato è ancora lungo. Ciao, grazie. Grande vittoria dei Portopalo, che convincono sempre di più. Attenzione perché c'è l'organizzatore che si sta ubriacando. Avete capito come ce lo compriamo l'organizzatore? Bravo Piero, bravo. È la franziscana questa. Sì. Torniamo a vieni, noi. Mirko, vieni. Torniamo. Intanto siamo un po' preoccupati per le condizioni di Mirko Geraci. Come va? Vai. Come fa? Ma insomma, ho preso un allora in pratica la cosa è che lui impara sempre sulla linea. Io gli dico di non imparare sulla linea per un fatto di coprire lo specchio della porta. Lui non lo fa e oggi buttandosi si è impiccato sul palo e si è fatto male nella schiena. Un brutto incidente. Tra l'altro per come... Vabbè, c'è un brutto incidente che... Ora mercoledì subito si gioca, recupererà? Piero, se io lunedì... Non ce la faccio. E domenica? Sono chiusi. È che è possibile che non posso. Ai. Oggi è l'articolo 11. Oggi? Sì. Messina mi. Torniamo a noi. Come è andata oggi la partita? Dai, oggi abbiamo fatto un partitone. Ho fatto pure gol. È un evento storico. Grazie a me. Grazie all'altruismo del mio Macaluso. E non mi ha fatto manco stappare. L'abbiamo fatto stappare. Tripletta, assist. Mi viene in campo io. Alla franziscana è Macaluso. Però avevo il portiere struppiale e si meritava di stappare. Mi viene in campo, vi ho detto, eh? Mi viene in campo Macaluso che ha fatto tripletta, anche se non mi vuole bene. Io non mozzo. La franziscana, che è proprio una scelta. Ma noi è accolto al 100%. Ho capito. È questo. Ho capito. Gli avversari invece? Come vi sono sembrati? Erano abbastanza bravi, però avevano Di Maio in attacco che lo conosco, cioè nel senso so come, un po' come giocava, e Fiorella, che comunque se la fida, pensavo che essendo portiere fosse un po' più scarpato, invece ha una buona tecnica. E poi comunque hanno corso, hanno all'inizio, anzi ci hanno messo abbastanza in difficoltà per la corsa, però piano piano sono riusciti a segnare. Mercoledì ci sono i Fadi Megra. Lo so, è una versione molto difficile, comunque abbiamo avuto sempre una rivalità particolare. Il problema sarà appunto Mirko, spero che... Spero che Alessio Messina ci considera l'articolo 11, perché a quanto mi dice questo organizzatore inutile, non facciamo nemmeno in tempo a iscrivere un portiere. Ai. Non so un po' che fare. Perché l'ufficio Asison. Se io domenica ti porto il certificato. È chiuso. Ne parli è chiuso. È lunedì mattina. Oggi non è giorno. Va bene. Noi intanto chiudiamo. Complimenti ragazzi. Grazie, gentilissimo. È andata avanti così. Ci vediamo mercoledì. Ciao.